sono un ragazzo di 38 anni, sono nato con una tetraparesi spastica, la mia condizione è stata sempre in carrozzina, ma ho vissuto questa condizione sempre con gioia. All'elementare, anche in carrozzina, giocavo a calcio perché c'era dei compagni che mi facevano giocare a calcio. Ho provato anche questa emozione. Nel superiore ho fatto il Pannaggi, mi sono diplomato con 95 su 100. I 5 anni dei superiori è stati, secondo me, i 5 anni più belli perché ho avuto un grande rapporto con i compagni, con l'insegnante di sostegno, ci ho avuto un grande rapporto e ho vissuto questa esperienza. Ma mi ha durato proprio in tutti i sensi. Nel 2009 sono stato assunto, sono un dipendente del comune. Il lavoro è una grande soddisfazione perché mi rende utile soprattutto per me stesso, ma per gli altri. E questo fa capire che se uno vuole tutto può ottenere dalla vita. Le mie passioni sono il calcio, sono un grande tifoso del Milan, mi piace la Lupe. Mi piace lo sport in generale, un grande grazie a mamma, perché se io sono tutto questo lo devo a lei. Inizialmente volevo scrivere un libro sulla mia vita, il progetto del libro è un progetto che ho rimandato, perché è nato un altro tipo di progetto per la città. L'idea è nata con Stefania Borghini. Dopo ho incontrato l'assessore, ho incontrato RTV, ho incontrato il Zittarelli e abbiamo trasformato il nostro progetto. Vi ho dimostrato con questa mia condizione che nella vita si può fare tutto. E a voi vi chiedo un piccolo contributo, un piccolo grande contributo per realizzare questo grande sogno.